Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Siamo a Rieti in un bellissimo giardino. Oggi abbiamo come ospite Sergio Pirozzi, è un grandissimo personaggio politico della zona. Lo abbiamo visto molte volte in TV per quanto riguarda Matrice, ma oggi ecco si occupa un po' di tutto il Lazio e quindi vediamo un po' come il periodo del lockdown è stato vissuto in queste zone e quali progetti per il futuro. Ma è stato vissuto come penso gran parte dell'Italia. È chiaro che secondo me, e a tal proposito avevo già depositato un progetto di legge in regione, bisogna dare più spazio alle aree interne, per cui giace nel Consiglio regionale un progetto di legge che prevedeva una percentuale di fondi europei fissa per lo sviluppo delle aree interne. Rieti, la nostra provincia, rientra a pieno titolo in questo mondo e secondo me bisognerebbe investire in queste zone, facendo in modo che tutti i nostri comuni abbiano la banda larga, la banda ultralarga, il segnale telefonico e anche una possibilità di avere delle zone economiche vantaggiose a livello fiscale. Certo, l'insegnamento è che la qualità della vita delle nostre zone non è assolutamente paragonabile con quelle delle grandi città. Manca da 30 anni una prospettiva, io ho sempre detto, non da oggi, da tempi non sospetti, che secondo me dovremmo essere in grado con delle politiche che si possono fare, guarda, è un fatto di volontà, cercare di incentivare l'economia, questi posti straordinari da un punto di vista ambientale. E invece purtroppo, come ti dicevo prima, negli ultimi decenni si è sempre accentrato, si sono chiusi i servizi, si sono chiusi gli ospedali, se non chiusi però ridotti i cosiddetti servizi, per cui oggi gran parte della popolazione vive nelle grandi città. Io penso che sia intelligente rispostarle, perché i nostri borghi poi conservano un'identità, una storia e anche una qualità della vita che non è assolutamente paragonabile, però è certo che serve lavoro e servono, come ti dicevo prima, delle misure di investimento e fiscali che rendano attrattivi i nostri territori. Bene, noi sappiamo che ti occupi anche di sport, com'è stata la ripresa dello sport in questo periodo? Lo sport è stato fermo, se non la Serie A, con tutte quante le limitazioni che ben sai. C'è un mondo, quello dilettantistico, che soffre, però ecco, al di là dell'aspetto agonistico, lo sport secondo me dà la possibilità ai nostri figli, ai nostri nipoti di vivere all'aria aperta, di socializzare. Io mi auguro che presto riparta tutto quel mondo che è fatto di piccole società, di persone che aiutano tanti ragazzi, perché poi spesse volte si fa lo sbaglio che quando parliamo di sport in generale pensiamo alle grandi società e ai grandi campioni. Lo sport però è fatto da migliaia e migliaia di società dilettantistiche che spesse volte suppliscono anche alle carenze che poi abbiamo nella scuola, per cui fanno fare attività sportiva, momenti di grande socializzazione, per cui mi auguro che riparta, anche se poi la crisi sicuramente li ha colpiti in maniera forte. Però anche lì la riflessione è che dobbiamo aiutare di più le piccole società, e come ti dicevo prima, nel Lazio e in tutta Italia sono tantissime, non vanno solo dal calcio ma vanno a tutto quanto quello che è lo sport. Bene, bene. Per quanto riguarda invece Matrice, ultimamente c'è uno slogan, nel senso durante il lockdown è vero, abbiamo pensato all'emergenza, ma c'è chi si è dimenticato di Matrice, le grandi istituzioni e soprattutto il governo. Come mai Matrice sempre per ultima? La domanda la dovresti far loro. Ecco. È chiaro che l'ho sempre detto da anni. Tu affronti i problemi se li vivi.
se sai quello, diciamo, che significa, vedi, la vulgata generale, quando parla di ricostruzione si parla solo delle case. Secondo me le case sono importanti se c'è lavoro. E invece le misure che sono state fatte così, come dico io, le pezze a colori, mettiamo sempre qualche pezzetta, ma manca la visione strategica. Scade quest'anno una misura che riuscì ad ottenere con tutte le forze, con tutta la testardaggine delle persone che sono originarie di questa terra, che era l'esenzione delle tasse e dei contributi per le attività. Ad oggi non si vede luce di prorogare questo provvedimento. Io penso che questo oggi è il provvedimento più importante che serve. Mi auguro che recepiscono. Se non recepiscono, insomma, è chiaro che non permetterò più, per quello poi che posso fare, di permettere delle sfilate e delle passerelle, insomma, anche perché quello che passa nel messaggio generale è che si è risolto tutto, solo chi vive sa com'è la situazione, però io penso che si è persa una grande opportunità, insomma, di dimostrare all'Italia, al mondo, che sono stati molto vicini alle nostre terre, che l'italiano non è solo straordinario nel momento dell'emergenza, ma lo è anche dopo. Insomma, abbiamo perso una grande opportunità. Io non perdo la fiducia. Combattiamo per quello che ti permettono di fare, sperando che la sensibilità torni nell'agenda di governo, perché manca questo, secondo me. Bene, noi ringraziamo davvero per tutto questo, per quello che hai fatto in passato e per quello che farai nel futuro. Alla Grazie. prossima. Grazie a voi. Grazie.